Centro Revisioni Florio Calandra. Buongiorno da Fiducia TV, siamo collegati in diretta con la manifestazione dei lavoratori di Almaviva. Parliamo adesso con Marcello Cardella, sindacalista che segue appunto questa vertenza infinita dei lavoratori di Almaviva. Buongiorno Marcello. Buongiorno a voi. Grazie per esserti collegato con noi. Allora, dici cosa sta succedendo in questo momento al Politeama con i tuoi, diciamo, lavoratori di Almaviva, tuoi, perché tu come sindacalista hai a cuore le sorti del loro futuro lavorativo. Cosa sta succedendo, Marcello? Allora, certamente. Allora, intanto insieme a me è presente anche Emiliano Cammarata, che è un lavoratore e sindacalista di Almaviva. Quindi per lui, diciamo, anche la giornata di oggi è una giornata importante. È stata una bella giornata di mobilitazione. Abbiamo visto, diciamo, tanti lavoratori che ovviamente giustamente chiedono che il loro lavoro continui a esistere o ad Almaviva o a Covisian, ma che comunque il loro lavoro abbia un futuro. Oggi è stata una bella giornata di mobilitazione. Probabilmente, speriamo di no, ma probabilmente ne seguiranno altre. Anche perché le risposte sia da parte di ITA, sia da parte di Covisian e anche del Ministero del Lavoro ad oggi non si soddisfano. Lunedì ci sarà un altro incontro al Ministero, noi speriamo che in quella giornata si possano trovare soluzioni, eventualmente siamo pronti ad altre mobilitazioni e ad altre iniziative di sciopero e di lotta in piazza, cercando di coinvolgere sempre più non solo i lavoratori ma anche la cittadinanza, perché questa è una mobilitazione e una vertenza che riguarda la città di Palermo e non solo i lavoratori di Almaviva. Ecco, infatti Marcello, è proprio così, la vertenza di Almaviva non è che uno dei tanti diciamo, aspetti negativi, bui dentro cui la nostra realtà sta precipitando, e non solo a Palermo. Emiliano, sentiamo adesso cosa vuoi aggiungere tu a quanto detto da Marcello Cardella. Sì, io posso solo aggiungere un appello accorato alle istituzioni e a tutte le parti che devono trovare una soluzione a questa amara vicenda. Una vicenda che ha, secondo me, del grottesco, perché ci troviamo davanti ad un'azienda che ha totale partecipazione pubblica, quindi è lo Stato che paradossalmente sta cercando di aggirare e di non applicare una legge dello Stato, che è la clausola sociale. Quella clausola sociale, quella norma che garantisce la continuità occupazionale del lavoro con tutti i diritti economici maturati in 20 anni di professionalità, garantisce appunto la continuità occupazionale per 570 lavoratori in questo caso, ma in tutto il settore dei call center. Non applicare oggi la clausola sociale significherebbe creare un precedente pericolosissimo per tutto il settore, che qui in Sicilia conta circa 16.000 addetti, perché se lo Stato non applica questa legge, le altre aziende dovrebbero pensare di applicare questa legge. Aziende private dovrebbero pensare di applicare questa legge, se lo Stato si può permettere di aggirarla. Questa è la più grossa preoccupazione come sindacalisti che abbiamo, e preoccupazione ovviamente per le famiglie che rischiano oggi il sostentamento sul quale si sono appoggiati fino ad ora. Finalmente vedere esponenti della CGIL che hanno veramente a cuore le sorti dei lavoratori, devo dirlo da giornalista, è diciamo qualcosa che ci mancava, perché recentemente abbiamo visto dei sindacalisti, specialmente ai vertici, diciamo, piuttosto allineati su posizioni filogovernative, mentre il futuro dei lavoratori deve rimanere sempre la barra del timone. Noi abbiamo ascoltato con piacere quello che ci ha detto Emiliano Cammarata e anche Marcello, quindi rimarremo attenti, come mi pare che stiamo continuando a fare, sulla vicenda di Almaviva. E continuiamo quindi tutti quanti a fare la nostra parte. Grazie per il vostro collegamento e in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. E grazie agli spettatori di Fil Rouge TV. Buon pomeriggio.